Mancano medici e infermieri, i turni diventano estenuanti, lo stress aumenta e la qualità delle cure è a rischio. Il pronto soccorso di Piacenza si trova in grave difficoltà. Lo denunciano gli operatori che ogni giorno lavorano nel primo fronte dell'emergenza sanitaria, nell'ospedale cittadino di Via Taverna. Oggi i camici bianchi hanno protestato per chiedere un incremento di personale. Mancano circa il 30% dei medici negli organici dei pronto soccorso. E i numeri assoluti sono 12-15 medici. Le carenze di ordine strutturale e organizzativo attualmente impediscono un'efficace attività, ponendo a rischio la qualità del servizio offerto nei confronti dei pazienti. Tutti gli aumenti di organici Covid che erano arrivati se ne sono già andati? Per poter assumere un medico in ospedale, questo medico, salvo diversi decreti, deve avere la specializzazione. La stragrande maggioranza dei medici che è stata assunta temporaneamente per il problema Covid era non specialista, quindi sono stati degli slogan quelli di poter immaginare di assumere quei medici quando la legge non lo permette di fatto. La carenza di personale poi come si traduce nella vostra quotidianità? Si traduce in turni appunto impegnativi dal punto di vista di monte ore, in riposi che non sono, riescono ad essere garantiti, anche perché è un lavoro dove che non termina mai con lo stimbro del cartellino, ma che molto spesso ci si porta a casa. Abbiamo affidato i bassi carici, cioè diciamo, i pazienti meno complessi, a personale non specialista. È a rischio la qualità del servizio? Allora, la qualità del servizio sicuramente può risentirne, nel senso che il carico lavorativo è maggiore, quindi se l'orario lavorativo si prolunga ovviamente poi la capacità di essere lucidi si riduce. Noi siamo specializzande e quest'anno a Parma su 35 posti ne sono entrati 2 di specializzandi, vuol dire molto più lavoro sul singolo medico e vuol dire molto più rischio di errori umani. E se nell'attività ordinaria o quasi, il pronto soccorso fa i conti con una grave carenza di medici e infermieri, l'orizzonte di una quarta ondata di Covid preoccupa ancora di più. La macchina sanitaria non può permettersi un inceppamento.